Il mio sogno sarebbe trovare un lavoro che mi dia soddisfazione e felicità. E nel mio futuro vedo ancora altri anni di studio. Sicuramente andrò al Politecnico. Avere magari dei figli, ma allo stesso tempo di riuscire ad avere anche una carriera. Il mio obiettivo sarebbe andare a studiare nei paesi nordici perché mi hanno sempre attratto. Perché in Italia si sa, il processo di studio e di trovare una carriera e un posto fisso è sempre più difficile. Partecipare alla competizione ha voluto dire soprattutto insegnare ai ragazzi a lavorare in team e successivamente, subito dopo, imparare dalla loro maniera di lavorare. I ragazzi, quando sono motivati, lavorano, lavorano molto, lavorano con impegno, quindi il risultato che è stato ottenuto soprattutto da loro, naturalmente anche dai loro professori, ma soprattutto da loro. I ragazzi, cioè, ancora una volta, perché ci tengo a dirlo, questo spesso capita nella scuola, ma ancora una volta ci hanno insegnato qualche cosa di cui noi, gli educatori, gli insegnanti, i presidi, dobbiamo fare tesoro. Zero Robotics è un progetto pilota in Europa sviluppato inizialmente dalla NASA negli Stati Uniti e poi esteso in quest'anno in via sperimentale ad alcune scuole europee. Abbiamo lavorato mettendo insieme tutte le nostre conoscenze, fisica, informatica, elettrotecnica, per poter riuscire ad avere il progetto migliore. La NASA ha richiesto al Politecnico di Torino, e all'epoca il suo rettore era il professor Profumo, oggi nostro ministro delle istruzioni, di coinvolgere gli istituti tecnici italiani all'interno di una competizione che avveniva a livello mondiale. Così noi l'abbiamo fatto e grazie alla passione dei loro docenti e dei loro allievi siamo riusciti ad arrivare a un risultato che sembrava impossibile. Il Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Torino è stato promotore in Italia dell'iniziativa Zero Robotics. L'iniziativa è partita da una collaborazione fra il Dipartimento di Elettronica e il MIT di Boston a seguito dell'attività che il Politecnico di Torino da anni sta portando avanti nel settore dei satelliti. Una gara affascinante a cui hanno partecipato i nostri ragazzi, da non sottovalutare, perché questi robot che sono programmati e programmabili dai nostri ragazzi in questa interessante gara sono permanentemente ospitati all'interno della Stazione Spaziale Internazionale che orbita intorno alla Terra. Con grande soddisfazione, a dimostrazione che abbiamo seminato bene, ma a dimostrazione anche della capacità dei nostri ragazzi, in questa gara europea i primi tre posti nelle semifinali sono stati di tre istituti torinesi. L'Avvocato di Torino al primo posto, poi al secondo posto il Pininfarina di Moncalieri, al terzo posto l'Olivetti di Ivrea. Abbiamo fatto questa scelta di investire nel campo della robotica perché la nostra regione, il nostro territorio, costituisce uno dei più importanti distretti a livello non solo nazionale ma europeo e mondiale per quanto riguarda la robotica. Quindi sicuramente le scuole, nella loro autonomia, devono saper cogliere questi fabbisogni del territorio, saperli interpretare e rispondere con la massima prontezza possibile a queste esigenze, formando degli studenti preparati in questo senso. Siamo oltretutto molto contenti che l'ESA abbia deciso di ospitare i team vincitori presso la sua sede, quindi un'ulteriore esperienza positiva per questi ragazzi che non solo hanno vinto questa competizione, ma avranno la possibilità nella fase finale di vivere dal vero all'interno dell'ente spaziale europeo. Finalmente ci è giunta poi la notizia verso dicembre, prima di Natale, che
che saremmo andati in Olanda perché siamo arrivati tra i semifinalisti. E per noi è stata una grande conquista, non ci saremmo mai aspettati di arrivare a questi livelli. Addirittura siamo arrivati primi nel mondo, quindi è stato anche un motivo di vanto per tutti noi perché la scuola italiana ha preso prestigio da tutto questo. Visitare Amsterdam è stata un'esperienza bellissima, tutte le persone che abbiamo incontrato in questo viaggio sono state magnifiche e non hanno fatto altro che aumentare la nostra intelligenza e la nostra esperienza di vita. Today is a fantastic event that we have set up for about 100 students from all over Europe, from Torino, from Padova, from Aachen in Germany and from Berlin in Germany also. We've gathered these students around today after several months of an education program called Zero Robotics. The finalists have finally made it to the final, which will take place this afternoon on the ISS. And the SPHERES program for ESA has been a fantastic opportunity to collaborate with NASA and MIT because access to space is not really an easy task, especially for education programs. Usually education programs in terms of payloads on the ISS only reach maximum 20 people, but here we've really managed to get a massive outreach, not only in the EU but also in the States. ESA has had a fantastic opportunity to collaborate with Politecnico di Torino. We're very happy with this collaboration and we hope that in the future we'll be able to expand our network not only in Torino but also further cities in Italy, of course. So this afternoon is going to be the finals on the ISS. The SPHERES code that the students have programmed will be in operation live, streamed here to Erasmus Center Live. And I wish the students all the very best. And may the best team win. Zero Robotics. Abbiamo avuto l'opportunità di visitare il centro dell'ESA dove vengono testate le astronavi e i satelliti e questo ha permesso a tutti noi di vedere un mondo che sembrava impossibile da vedere ai nostri livelli. Le domande che i ragazzi facevano all'ESA, visitando laboratori di alto livello scientifico, sempre coerenti con la loro preparazione e centrati ancora a migliorare le loro conoscenze. Zero Robotics. Arrivati alla finale non ci siamo preoccupati molto di modificare il nostro codice, anche perché avevamo già raggiunto il nostro premio, cioè andare a visitare l'ESA. Quindi abbiamo soltanto fatto due modifiche particolari all'interno del codice, giusto per cambiare strategia, per poi arrivare lì davanti a un grande schermo e scoprire che anche quest'altro codice è riuscito a vincere. E quando abbiamo visto che abbiamo vinto è scoppiata proprio la sorpresa meravigliosa. È stata una felicità assurda. Blue 11, red 18.
rivivo con un po' di commozione anche l'inno di Mameli che è scattato spontaneo alla fine del, cioè quando c'è stata la nostra vittoria, perché quello ha rappresentato proprio il senso dell'Italia per i ragazzi. E poi del Cyber Evo is a team of Avogadro, e poi aggiunge Avogadro is a school in Turin, Italy. Io non so, sono stato felice di essere lì in quel momento a rappresentarla. Zero Robotics.